Buongiorno amici, sono nell'orto e vedo le piante di fave già belle alte, i cui frutti già belli corposi. Il segnale che indica lo stato di maturazione delle fave è l'ingrossamento del baccello. Basta toccarli per capire se il seme all'interno è duro e quindi pronto per la raccolta. Noi raccogliamo a mano per facilitare anche la raccolta. E quindi esercitiamo una buona torsione sul baccello e tirando verso il basso. Una volta capito il meccanismo, con questo semplice gesto riusciamo a raccogliere le nostre fave molto velocemente. Se non si è pratici nella raccolta a mano, si può usare anche una forbice, anche se l'operazione può risultare troppo laboriosa. Bisogna però fare sempre attenzione di staccarlo senza provocare strappi che possono danneggiare il fusto o il baccello stesso. Adesso andiamo a sbucciarle, ovvero togliere i semi, il frutto, dal baccello. Molti consigliano la sbucciatura aprendo tutta la fava. Io invece faccio in questo modo, che è molto più veloce. Con il tatto noto dove si trova il frutto all'interno del baccello. Taglio con le mani la prossimità del frutto e poi lo lascio fuoriuscire premendo direttamente con l'altro dito. Durante questo tipo di sgranatura faccio attenzione anche al frutto. Quelle che presentano macchioline le tolgo via e non le uso per cucinare. Ripongo poi i miei frutti sgranati e separati dalla buccia in una bacinella, pronti per essere cotti a piacimento. Non getto via la buccia di fava, bensì la conservo, perché essa è cibo per i nostri animali di fattoria, oppure va ad alimentare il compostaggio. In campagna tutto ha un suo riciclo naturale. Praticamente con questa antica tecnica contadina ho raccolto e sbucciato 5 kg di fava usando 40 minuti del mio prezioso tempo. Le fave hanno una buona quota di ferro e di vitamina C che ne favorisce l'assorbimento, sono quindi indicate nelle anemie. Essendo molto ricche di fibra alimentare, favoriscono il buon funzionamento dell'intestino. Quindi ottimo cibo per noi e per gli amici di fattoria. Grazie amici, ciao, alla prossima!